Camerari, ben ritrovati. Siamo qui con il nostro appuntamento consueto con la rubrica Un menù per te con Gaetano. Come vedete è tutto pronto, siamo qui per prepararvi il nostro secondo piatto del menù del mese e intanto ringraziamo i nostri sponsor, Caffè Cristofori, e salutiamo il nostro caro amico Nico, e poi Cantina Biagi, e il ristorante dal Pugliese ovviamente che ci offre questa meravigliosa location sul mare e che vi invito a venire a trovare, e ancora l'olio Vittoria, che salutiamo il nostro Angelo giù a Massafra che ci manda un olio pugliese strepitoso che utilizziamo per i nostri piatti. Allora iniziamo con lo spiegarvi i nostri ingredienti per questo piatto. Avremo come nome del piatto, sono dei bocconcini di pescatrice, di rana pescatrice, pastellati su maionese al peperone con colori estivi. Quindi abbineremo in questo piatto ovviamente della rana pescatrice, che è l'ingrediente principe del piatto. Qui l'abbiamo già ripulita, decapitata, dobbiamo solo farvi vedere come togliere i filetti dall'osso della pescatrice. Poi andremo a preparare una pastella con farina, acqua gassata e sale e ghiaccio per mantenerla bella fredda, la maionese al peperone con una crema di peperone arrosto, vi faremo vedere come arrostire i peperoni e poi eventualmente il prodotto finale, una maionese che abbiamo preparato in precedenza e che ritrovate nell'antipasto della scorsa puntata, e quindi lì tutto il procedimento di come fare una maionese veloce in 2 minuti, delle verdure fresche da grigliare, e poi noi per colorare il piatto abbiamo preso delle erbe aromatiche fresche, abbiamo del mirto, del timo, della menta, e abbiamo disidratato del prezzemolo e dei gamberi per ottenere delle polveri aromatiche da utilizzare per decorazione al piatto. Andiamo a togliere la pelle, poi andiamo a staccare la carne della pescatrice dall'osso, così velocemente. Ovviamente noi lavoriamo con prodotto fresco, quindi di periodo. In questo periodo le pescatrici si trovano. Ovviamente a casa potete non buttarlo, perché potete fare un brodo di pescatrice dove gli stessi bocconcini li potete utilizzare per fare una pasta. Magari fate una pappardella, una fettuccina con la rana pescatrice. È un pesce bianco della famiglia dei saraghi, dei dentici. Allora, poi ottenuto il filetto, che è questo qui come vedete, andremo a tagliare dei bocconcini più o meno di questa grandezza. Prendiamo una ciotolina, mettiamo all'interno la nostra farina, ecco qua, sgraniamo un attimino, ci mettiamo giù un po' di ghiaccio che serve per mantenere la nostra pastella bella fredda, e acqua gassata. La pastella la lasciamo riposare qualche minuto in modo da ottenere la parte elastica che ci serve poi dopo per la nostra preparazione. Densa, bella vellutata, ma non troppo. Ecco qua. Queste le andremo a grigliare. In questo caso le griglieremo sulla nostra casseruola antiaderente. La melanzana non tagliatela molto molto fine, un taglio, uno spessore, ecco, che è circa di 1/2 cm, perché altrimenti rimane legnosa e non riuscite poi dopo a cuocerla per bene. Mettiamo anche un peperone. Perfetto. Il cipollotto serve per dare profumo al nostro piatto. Siamo
riscaldiamo a 130 gradi, l'olio deve arrivare a una temperatura di 180-185 gradi. Con la temperatura molto alta rimane bella croccante e la possiamo tenere per più tempo nel momento in cui andiamo a impiattare e i liquidi del prodotto non si perderanno. Bene, le nostre verdure sono quasi pronte. Ecco, per l'olio ci siamo quasi, siamo a 180 gradi. Adesso prendiamo la nostra rana pescatrice, la passiamo in pastella, la scoliamo. Abbiamo la nostra rana pescatrice, è pronta, ecco qua, bella croccante, la pescatrice è pronta, come vedete, ecco qua, abbiamo i nostri filettini, i nostri bocconcini di pescatrice, belli croccanti, adesso ci accingeremo a farli asciugare un attimino e andremo ad impiattare. Ora iniziamo a prepararci la nostra maionese. Questa l'abbiamo appena fatta, la maionese, come vedete. La ricetta l'andate a trovare nelle vecchie puntate. Della crema di peperone arrostito. E otterremo questa maionese un po' più lenta della maionese che abbiamo fatto. Noi in realtà la maionese abbiamo fatta un pochetto più solida, più duretta. Per la densità della maionese basta soltanto gestire l'olio. Qualunque cosa dobbiate fare potete tranquillamente ridurre l'olio. Da 200 g d'olio su un uovo andremo a mettere 180 g di olio e così avremo una maionese un po' più densa che possiamo dopo allungare e creare una salsa a base di maionese come meglio preferiamo. Allora, andremo a mettere la nostra salsa di peperone. Ecco qua, disponiamo come meglio preferiamo. Io ho fatto una parte sferica del peperone in modo tale che riusciamo a coprire tutto il piatto. Prendiamo la nostra pescatrice e la posizioniamo sul nostro piatto. Ecco qua, in questo modo. Ecco qua. Poi prendiamo le nostre verdure grigliate e le sistemiamo a piacimento sul nostro piatto. Queste, ricordatevi che le nostre verdure grigliate sono già state, ecco qua, sono già state salate. E qui ci mettiamo il nostro cipollotto a completare. Perfetto. Poi mettiamo qualche erbetta, in questo caso c'ho del mirto profumatissimo, del timo fresco che abbiamo utilizzato per aromatizzare le nostre erbe, della menta per dare un po' di freschezza al nostro piatto. Ecco qua, mettiamo un goccio di olio extravergine d'oliva del nostro amico Angelo e poi della polvere di prezzemolo e della polvere di crostaceo. Tutti gli sponsor, in particolare Olio Vittoria, che ha dato la possibilità di utilizzare un ottimo olio per preparare questo piatto, ricordiamo che arriva da Massafra, Cristofori Caffè e Biagi con la sua cantina. Ristorante dal Pugliese che ci ha ospitato come sempre questa meravigliosa location e vi invito di venirla a trovare. Grazie a tutti e alla prossima, vi aspetto.